Andare allo stadio con un biglietto da 10.000 euro oppure pagarlo 1 euro? Quali sono le differenze principali tra le due esperienze? Chi avrà fatto la scelta migliore? Gli Elites si sono divisi per scoprirlo. Quindi signori, come avete visto dalla miniatura, oggi siamo qui per vivere un'esperienza premium deluxe. Fortunatamente siamo venuti in supporto Adidas per darci biglietti per questa partita. Questo qui è il prezzo del biglietto, quindi moltiplicatelo per 3 perché siamo appunto io, Tati e Om. Ma invece vorrei sapere i nostri amici al sud quanti soldi hanno pagato i loro biglietti. Noi siamo arrivati all'esterno del centro sportivo, abbiamo parcheggiato e dato il classico euro al parcheggiatore abusivo, quindi questa per ora è stata la nostra spesa, quindi ora andiamo dentro, vediamo un po' cosa ci aspetta e soprattutto di che partita poi si tratta per quanto ci riguarda. Quindi andiamo dentro con il rito, mezzo rito, ritillo. Ritelliello? Sì, questi terzi ultimi, capito? Si impegnano. Comunque eravamo a 2 metri dall'Atlas, eh? Potevamo toccarlo. Quelli della Juve li vediamo meglio? Certo. Vediamo. Quelli li puoi anche, capito, parlare. La Spider-Man. Ce l'hanno i napoletani? Allora, oggi ci troviamo nel centro sportivo La Loggetta, che è abbastanza conosciuto qua a Napoli. Siamo zona fuorigrotta. Ed è qua Pasquale Foggia, che come sapete, se seguite i video di Simone Crispo, beh, siamo in occasione, il nostro cugino, bisogna sponsorizzarlo. Iscrivetevi al canale di Crispo. Spam. Oggi si stanno per giocare la finale dei playoff per salire in seconda categoria. Quindi girone A. Salgono direttamente, non devono fare nessun altro scontro. No, questa è proprio la finalissima tra Pasquale Foggia, la Pasquale Foggia Academy e la Proto Pisani. Squadra che ha eliminato il nostro Simone. Quindi Vaiu, voi sarete sicuramente in un posto di lusso, eccetera. Noi vediamo una partita di terza categoria. Intanto che secondo piove. Me ci fa più divertire della Juve. Vabbè, il sangue. Sicuramente giocheranno meglio. Cioè, ci vuole poco, insomma. Le passate tornelli, siamo dentro, ragazzi. Però da qui guardate cosa possiamo vedere. Tanti che vediamo adesso. Tra poco passerà tutta la squadra, lo staff tecnico, tutta la Juventus, ragazzi. Incredibile. Ande Max! Dai, acciupina! Adusa! Centrato Danilo Carlone, che sbollo, che grosso breve. Eccoci qua, Vaiu. Allora, non ce l'aspettavamo, no. Anche perché non ci siamo stati. C'è anche, visto che sta piovendo, mister, questi non serviranno forse. No, perché c'è la copertura, cioè spalti con copertura. C'è anche piccolo biliardino che ora andremo a vedere, insomma. Partitina, beh, pre-match. Hanno detto, ragazzi, che forse non funziona. Vabbè, io per donazione al massimo glieli do. Lo aggiungiamo al budget partita. E devi premere il pulsante. Sì. Alza. Persi? Calcio perso. Signori, questo è il calcio, quello vero, quello che ne approfitta di tutte le situazioni. Mi faccio buona donazione. Come facciamo? Ma questo è un salvadanaio, non è un video. Vabbè, ragazzi, sarà per la prossima, prossimo video. Andiamo a dirle proprietario. Andiamo, ci facciamo dei 50 centesimi. Adesso, ragazzi, prenderemo il braccialetto per entrare nello Skybox. Buona serata, grazie. Guarda che bello. Come braccialetto del Verona. Grazie. Grazie. Adesso stiamo passando da dentro al ristorante dove non ci fermeremo, ragazzi. Da suo, cioè. Tati, sei a casa? Andiamo, sono io. Andiamo. Tati sta tirando giù tutte le porte, ragazzi, tira dritto. Andiamo, sera. Tati, dove andiamo? Sottoterra, negli spogliatoi? Bordo campo? Ma stiamo andando allo Skybox o nella cantina? Guardate qua, è di casa, ragazzi, di casa. Va dritto per dritto, è incredibile. Attenzione! Sweet! Guarda qua che giocatore! Tutto esaurito qui al Pasquale Foggia Stadium. Abbiamo un posto qui, una VIP, ma ci accontentiamo di stare in piedi. Comunque. A me piace di più stare così, ci vediamo meglio la partita. C'è una visuale migliore. Adesso, ragazzuoli, daremo il voto all'accoglienza e servizi dello stadium. Ti direi voto 10, avete visto che accoglienza e che servizi che ci danno allo stadium. E adesso ci sediamo a mangiare. Questo, ragazzuoli, il menù di questa sera. Tati, cosa vai a prendere? Cioè, sia carne che pesce, quindi prendo carne. Quindi prendo la battuta alla mediterranea con stracciotto alla pugliese e pomodori. Tu Harry cosa prendi? Io penso di prendere la stessa cosa di Tati. Per me è battuta. Due battute? Tre battute. Adesso lo cacciamo. Poi cannelloni. Ah, l'hai finito? Poi dopo i cannelloni io prendo arrosto. Anche i cannelloni. E basta. Questo non è lui. Per me arrosto. No, grazie. Harry, niente primo. No, niente primo, l'ho mangiato Tati per me. Vabbè, dividiamo. La tartare è arrivata, assaggiamo. Attenzione. Infatti non mi è neanche dato il tempo di andare con la cam dal. Ah, rifacciamo. La tartare è arrivata,
Vabbè, passiamo a un tocco un po' più di qualità. Enrico? Ma da andare allo stadio quando è che si mangia? Cioè non mangio neanche a casa normalmente, o quando sono in giro in ristorante, allo stadio mangio. Volevo mangiare la tartare con una bella visuale, ma c'ho la faccia di dati in mezzo. Però, tanta roba ragazzi. Dopo l'antipasto abbiamo anche il primo cannelloni con crema di parmigiano reggiano. Vabbè. Vabbè, tu patate, mentre che spiegavi tagliavo, cioè. Patati, risparmiamo tempo. Tutto buono. Invece a me ragazzi è arrivato l'arrosto dell'avena alla birra. Non so neanche cosa sia, però c'era scritto, quindi l'ho preso. Però direi una cosa, Harry, visto che poi dopo noi sembriamo di parte, Miki. Buonasera. Buonasera, com'è? Molto buono, cannelloni buonissimi, tartare buonissimo, quindi. Sta vivendo una grande esperienza qui all'Allianz Stadium. Molto, sempre bellissimo. Quindi abbiamo finito anche la cena qui allo stadium. Devo dire, non è un 10 su 10, come tutti vi aspettavate, ma un 8 su 10, perché secondo me, a parte la tartare che vabbè va mangiata fredda, ma l'arrosto era leggermente freddo, visto che ne preparano di grandi quantità per tutti i box. Giustamente, non è che mi è piaciuto così tanto, però comunque era buono. Caldo, era 10 su 10 assolutamente. Come dicono loro, 8, però manca il dolce, quindi è importante. Beh, visto che manca il dolce, allora io lo aspetto ragazzi. Ragazzi, è il momento di gustarci la partita allo stadio. Andremo a valutare ovviamente anche quelli che sono i posti a sedere, la visuale. Andiamo alle poltrone, siamo belli comodi. Allora, abbiamo il vetro davanti, quello è vero. C'è questa linea che dà un po' fastidio, però siamo relativamente abbastanza, siamo vicini, siamo vicini. Potrà andare molto peggio. Adesso ci godiamo questa partita. Dai, va al secondo piano. Piano, piano. Signori, tutto esaurito qui al centro sportivo allo stadio. Anche noi partecipiamo. Tempo comodo e comodo, c'è una roba scomoda. Questo ragazzi, cioè praticamente la nostra visuale è questa, vedete, con questo vetro che ci taglia i tre quarti, esattamente quello che state vedendo adesso, e quindi ci dà fastidio o la schiena o gli occhi, perché dà quel taglio lì. Bello skybox tutto quanto, però sta cosa qui mi fa da un po' di fastidio. Che altro dura 90 minuti, capito? Cioè è una cosa importante secondo me. Darei un 7, dai. 7 ci sta. Sono comode, però la vista. Vabbè, allora io siccome sono alto dico 8. Tati 7, io sono a metà tra Harry e Tati 7 e mezzo. Io 6, allora certo. Vabbè, adesso ragazzoli però è il momento del dolce, quindi andiamo a chiudere. Vabbè, la parte cibo è però. Let's go. Finisce il primo tempo, grande partita, 1-0 Pasquale Foggia. Vantaggio meritatissimo direi. Sì. Sì, occasioni. Sì, sì, le migliori occasioni forse la nominatore. Ora vediamo un po' cosa fare in questo intervallo. Non è finita, però sì, ho una certa Lamborghini. Sì, ma io ci siamo, adesso vorremmo un po' di food and beverage, diciamo. Però è un po' pieno forse il bar, però ci proviamo. L'unico piglio. Io caffè, Vito Fanta, allora. Mi serve, sto... Un po' di zuccherino. Allora, dobbiamo andare un po' dalla struttura.
addirittura. Considerando che loro stanno allo stadium. Loro avranno dato 8 o 9, ma non lo so. Vabbè, per me oltre un po' alla sufficienza, quindi non si è mezzo. Penso che mi trovo d'accordo con Mirko, perché alla fine ci sta, bene, ci sta come c'entra. Comunque la copertura là si sta piovendo, era importante, quindi no, tutte le strutture ce l'hanno. Sempre per la rete, però sto riuscendo comunque a riprendere bene. Abbiamo il dolce di fine primo tempo, non so cosa sia, gelato con... limone. Limone, perché limone? No, si chiama proprio gelato a sensazione di limone. Buono, eh? Limone, com'è? La bocca della verità? Molto buono. Arancia e cioccolato bianco. Buono, Enrico. No, ho riparso un po' la bocca dalla partita, visto che non è il massimo, diciamo. Piatto finito, signori. Per me il dolce è stato la chicca di questa cena, quindi per me il voto è 9, signori. Torniamo in campo, che c'è il secondo tempo. Allora, per quanto riguarda l'intrattenimento allo stadium, nel pre-gara c'è un gioco di luci, la musica, ovviamente anche il DJ dello stadium, che ogni volta cambia. Forse ci aspettavamo qualcosina di più che coinvolgesse l'utente, no? Per far rimanere sempre l'attenzione alta. E direi che la nostra valutazione è un 8. Stiamo uscendo, allora diciamo che l'esperienza match non è stata proprio delle migliori. Una partita migliore, dai. Un po' noiosa. Primo tempo mi sono addormentato. Eri si è addormentato, secondo sono riuscito a fare gol, quindi è finita 1-0. Non troppo spettacolo, voto? Io dico 6 meno. Solo perché ha fatto un gol, per non dire 5. Beh, siamo buoni, quindi 6 meno. Attributi! Voto alla partita, mister. 8. Sono d'accordo con te. E arriviamo dunque all'ultimo parametro di questo video, ovvero il voto allo stadio complessivo. L'Adventure Stadium è uno degli ultimi stadi che hanno fatto in Italia. Nuovissimo, tutta l'avanguardia. Devo dire che non pecca in quasi nulla. Cioè, se non nulla, anzi. Perché eri abituato poi a San Siro, che è un po' vecchiotto, quindi... Sì, esatto, San Siro è molto molto vecchio. Questo qua è proprio simile agli stadi inglesi, sì. Anche come il campo, come eccetera, esatto. Esatto, quindi io gli darei un bel 10 se lo merita. In Italia, vabbè, per forza, poi se compriamo all'estero lo rifaremo magari il video. vediamo ragazzi, però gli altri dove sono? Quindi ragazzi, questo video finisce qui, lasciate tanti mi piace se volete altri video di Leeds, quindi mi raccomando lasciate un bel mi piace, iscrivetevi a Leeds e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao.